L'emergenza sanitaria preoccupa. A parlarne è ancora Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell'Università di Padova, che ha rilasciato una lunga intervista per Il Messaggero, dove non ha nascosto la sua ansia in merito alla seconda ondata Covid. Il padre del metodo veneto si è così espresso anche per quanto riguarda la risposta del governo nella gestione dell'epidemia. Secondo l'esperto, siamo in ritardo, abbiamo aspettato troppo tempo. Il lockdown nelle regioni maggiormente in affanno andava fatto 2 settimane fa, non adesso. Per Crisanti si è fuori tempo, per una diffusione del virus che non sembra voler rallentare i contagi. E ancora da parte di Giuseppe Conte esisterebbe ancora l'intenzione di attendere se le restrizioni apportate sino ad ora possano almeno dare uno scenario più ottimista. Appunto l'esperto aggiunge, vedremo se le misure approvate dal governo hanno un effetto ma se non ce l'avranno, saranno inevitabili limitazioni più restrittive. Penso che aspetteranno la prossima settimana per capire se il DPCM sta dando risultati. Se mercoledì non vedremo dati differenti, sarà finita. Si andrà per forza al lockdown, magari in una forma meno severa di marzo. Ma qualcosa sarà inevitabile fare. Leggi anche. Il docente Crisanti sottolinea non poche perplessità sulla formula che vedrebbe adottare lockdown parziali, circostanziati regione per regione rispetto alla curva dei contagi. Per Crisanti l'emergenza sanitaria in corso richiederebbe un intervento netto nonché una chiusura generalizzata, una prospettiva che ha già sollevato non pochi dissensi nelle città. Continua a leggere dopo le foto. E alla luce di ciò, aggiunge con chiarezza, potremmo decidere chiusure meno severe nelle regioni con una minore diffusione del virus, più rigorose nelle altre. Possiamo differenziare, ma comunque bisogna intervenire su macro aree. Non c'è più tempo per interventi limitati a piccoli territori.